Buonasera, benvenuti. Prosegue la riflessione di vicino lontano sul filo dell'utopia con un intervento magistrale. Quale progetto umano per l'era digitale è il tema dell'intervento di una vera autorità a livello internazionale? Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell'informazione ad Oxford. Dopo la sua lezione dialogherà con l'ideatore di questo festival, con Marco Pacini, ora caporedattore all'Espresso. Professor Floridi è autore di numerose pubblicazioni edite dalla Oxford University Press. In italiano ha pubblicato La rivoluzione dell'informazione, edita da Codige, la trovate nel bookshop che è gestito dal pool di librerie che ci accompagna ormai da qualche anno. Tenete d'occhio però poi le uscite in libreria, perché di prossima pubblicazione un altro suo saggio, edito da Raffaello Cortina, La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo. Lascio la parola quindi al professor Luciano Floridi. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ecco, va bene. Buonasera. Un ringraziamento per non essere maleducato. Non ero mai stato a Udine e non potevo mancare questa opportunità. Non ne conoscevo la bellezza, non conoscevo abbastanza bene questo bellissimo evento, quindi grazie per avermi qui tra voi e speriamo appunto di fare un po' di filosofia insieme questa sera e a un certo punto bisognerà fare un po' di lavoro. La giornata è stata lunga, piovosa, un po' umida. L'ultima cosa che uno vorrebbe fare è mettersi a lavorare per capire un po' le cose. Purtroppo, un po' come abbiamo visto anche dalla presentazione, e lavorare un po' con la mente è proprio quello di cui abbiamo bisogno oggi. Forse raramente negli ultimi anni abbiamo avuto tanto bisogno della filosofia quanto oggi. I problemi sono complicati, la dice lunga il fatto che grandi società si rivolgono a un filosofo per cominciare a capire qualcosa, vuol dire che siamo proprio arrivati alla fine del barile, abbiamo toccato il fondo, perché prima di rivolgersi al filosofo ti rivolgi all'avvocato, al politico, al sociologo, le provi tutte. Poi alla fine è un po' come il dentista, uno dice non c'è niente da fare, bisogna andare dal dentista, bisogna andare dal filosofo. E a questo punto, ecco, in questa operazione vi ho già avvertito di un paio di cose. Ci sarà del lavoro da fare e sarà un po' doloroso. Però poi spero che questo dolore, diciamo, intellettuale ripagherà. Allora, questa mia presentazione si potrebbe anche riassumere con una battuta, lunghi e noiosi accenni sull'universo. Potete immaginare qui che cosa si potrà discutere sul progetto umano per il futuro digitale. In questo contesto ho anche fatto una cosa un po' pigra, le slides saranno tutte quante in inglese. In parte perché è difficile tradurle, in parte perché alcune cose vanno dette in inglese perché uno dei testi sarà in inglese, e in parte perché mi chiedevo se per caso qualcuno, magari nell'audience, il suo italiano non fosse particolarmente buono. Ho pensato un po' di avere un compromesso. Allora, cosa faremo? Ecco, questo è il menu. Allora, prima cosa vi parlerò un po' di quello che è successo nella nostra questa rivoluzione digitale, perché ci ha trasformato un po' il mondo. Sarò veloce perché io lo so che voi lo sapete e quindi sarà un modo per organizzare le idee. Dice, ma io questo già lo sapevo. È così, quindi soltanto per darci un po' un'idea di fondo. Poi vorrei introdurre un'idea. È un'idea semplice, spero che sia un'idea utile. Sarà l'idea che io utilizzerò per fare tutto il lavoro nel momento successivo. Ed è l'idea che il digitale abbia questa grande capacità rispetto ad altre tecnologie, quella di incollare e scollare cose che noi abbiamo sempre ritenuto non incollabili e non scollabili. Immaginate come se il digitale fosse una sostanza chimica che in alcuni casi incolla e in altri casi scolla oggetti, fenomeni, esperienze che a noi sembravano non aggregabili
o non disgregabili. Ecco, tenete in mente questa cosa, che poi la spiegherò un po' meglio, e sulla base di quest'idea affronteremo due concetti di, in italiano, brutto, che non si dice, per i più giovani qui in sala, non si dice, agentità, cioè di agency, cioè quella cosa che un agente ha per fare le cose, una certa capacità di agire in un certo modo. C'è una agency, una agentità artificiale, la chiamiamo intelligenza artificiale, e in quel caso argomenterò che abbiamo assistito non ad un incollamento, una aggregazione di capacità di agire e intelligenza, ma in realtà uno scollamento del successo nel fare qualcosa che non ha più bisogno di essere intelligente per avere quel successo, perché altrimenti io continuerei a vincere contro questo telefonino che porto in tasca, perché è stupido come una caffettiera. Eppure vi assicuro che se non abbasso il livello e finalmente alla fine della giornata vinco quella partita e riesco ad andare a dormire stupido e soddisfatto di aver vinto contro il mio iPhone, ecco, se non abbasso quel livello, questo oggettino con l'intelligenza di una caffettiera gioca meglio di me a scacchi sempre. La seconda agentità è quella politica. Dice, ma allora adesso in 45 minuti mettiamo insieme intelligenza artificiale e riforma della politica? Sarà complicato? Io spero di no, perché abbiamo un punto di vista unico, cioè che è questo del scollare e incollare. E in questo caso noi abbiamo fatto un errore recentemente. Abbiamo pensato che il digitale incollasse due cose, sovranità e potere politico, in quello che si chiama democrazia diretta. Allora, argomenterò, ma vi sto preparando per il menù, adesso tutto questo poi vi verrà servito in maniera molto più semplice, argomenterò che in realtà la democrazia diretta è un errore. Lo ridico per chi pensava che fosse una buona idea. La democrazia diretta è un errore. Conclusione, per capire dove siamo arrivati con tutta questa chiacchiera e perché questo ci dà gli elementi per un progetto umano per questa società. Noi la nostra società dell'informazione, come sempre abbiamo fatto nella storia umana, la stiamo mettendo su insieme, un po' a pezzi, un po' con un aggiustamento qui, una riparazione di là, un compromesso, un fare, rifare. Sarebbe una buona idea avere un qualche progetto, un po' come costruire una casa, poi la casa viene un po' diversa, ma almeno un'architettura d'inizio c'era. Ecco, noi questa architettura d'inizio non la stiamo mettendo in campo e avrò in conclusione un suggerimento da fare su quello che potrebbe essere il futuro della nostra società dell'informazione. Come sarebbe bello se, avete visto il pensiero utopico? A me piace pensare del pensiero utopico, e poi partiamo veramente, non come pensiero dell'impossibile, perché troppi anni di logica per pensare che l'impossibile serva a qualcosa. Se è impossibile, è impossibile. A me piace pensare al pensiero utopico come l'improbabile. Sull'improbabile si può lavorare. Sull'impossibile, su 2 più 2 fa 27, non serve. Ma sul fatto che alcune cose possano avvenire se facciamo uno sforzo notevole, cioè che l'improbabile che preferiamo possa diventare una realtà che amiamo oggi, quello sì. Allora, l'utopia come progetto verso il quale ci si avvicina, per dirla per i colleghi e le colleghe filosofe alla Kant, come un ideale regolativo che tu non riesci a raggiungere ma che ti orienta nella tua giornata, ecco, quello secondo me potrebbe essere una buona idea, ma su questo torneremo. Allora, questo era un po' il menù. Adesso fate ancora in tempo a uscire dalla stanza. Se invece volete restare con me, serviamo il resto della giornata. Allora, iniziamo da background. Questo è quello che è successo alla storia. Noi pensiamo alla storia come qualcosa che ci racconta quello che è successo su questo pianeta a questa cosa qui che è l'essere umano. Non è così. Se voi prendete un manualetto di storia, vi dice che c'è la preistoria e la storia. La preistoria è tutto quel periodo in cui una società vive senza avere la possibilità di registrare il presente per il futuro. Se voi avete una società in cui tutta la memoria è biologica, ed è questa qui, cioè che se nonna non me l'ha detto come si fa la crostata è perduta perché non c'è la ricetta. Quella società è preistorica. Noi siamo usciti dalla preistoria circa 6.000 anni fa, nel Mediterraneo e in Cina, perché abbiamo inventato la scrittura. È stata una trasformazione talmente radicale che chi di queste cose si intende
farò un riferimento banale, ma diverse migliaia di anni dopo Platone ancora se ne lamentava. Fateci conto per un momento. Atene, V secolo avanti Cristo, grosso modo, e Platone ancora dice: abbiamo inventato la scrittura. Buongiorno, signor Platone, sono migliaia di anni che abbiamo la scrittura. E allora lui lo trovava ancora una trasformazione molto importante, profonda. È come se qualcuno tra 2000 anni vi dicesse: ci sono i computer. Dice: è un pezzo che ci stanno i computer. Allora questo scollamento della storia dalla preistoria, che è successo? Che noi in realtà abbiamo legato lo sviluppo della società alla presenza di modalità di registrazione e diffusione dell'informazione. Scrittura fino giù al telegrafo, il telefono, eccetera, la televisione, ovviamente con la stampa, Gutenberg, tutto il resto. La nostra società si è agganciata per lo suo sviluppo alla presenza del cosiddetto ICT, cioè della Information and Communication Technology. Perché si parla oggi, o meglio, uno come me parlerebbe oggi di iperstoria? Perché immaginate che noi non è che siamo usciti dalla storia, ma se la storia è quel momento in cui noi siamo in grado di registrare e comunicare le informazioni per il futuro e tra di noi, ma noi allora ci siamo seduti ancora di più su questo. Siamo ancora più dipendenti, non è una relazione, è una dipendenza. La dipendenza in questo caso è anche legata al fatto che non è soltanto registrazione, non è soltanto comunicazione, ma è anche processazione, cioè manipolazione dei dati in maniera autonoma. Di qui il tempo come iperstoria. E allo spazio? Lo spazio, noi oggi viviamo nell'infosfera, in uno spazio fatto di informazioni, dove passiamo a volte più tempo durante la giornata guardando a un telefonino piuttosto che parlando alla persona accanto. E non sto facendo una critica, semplicemente che è lì che avvengono le cose. È lì che spendo la maggior parte del mio tempo. E se qualcuno di qui, tra di noi, non ne passa abbastanza, le generazioni future sempre più staranno nell'infosfera. Questo è lo spazio. Allora, in questo spazio noi, nel passato, lo condividevamo con altri agenti, cavalli, da qualche parte. Poi abbiamo cominciato a condividerlo con meccanismi, ad esempio le automobili, e oggi, tra un poco, lo condivideremo con agenti artificiali. Quello è un robottino che Amazon ha già messo alla prova a Londra per la disposizione di lettere, piccoli pacchi. Ecco, questo spazio insieme dove siamo iperstorici, viviamo nell'infosfera, che cosa ci dà? Ci dà in realtà una sorta di mondo che sta nascendo un po' come una giungla. Alla domanda, immaginate, voi siete un villaggio che vive sul fiume, oppure siete una barca nel mare. A un certo punto vi incontrate dove il fiume nel delta incontra il mare e qualcuno vi chiede: l'acqua è salata o è dolce? A voi subito viene in mente che quella persona non ha capito dove siete. Ci guardi, lei per fare questa domanda, professore, è degli anni 90. Perché lì dove il salato si incontra col dolce, nell'acqua salmastra, non è né dolce né salata, è tutte e due. Allora il digitale che incontra l'analogico nell'infosfera, in un tempo iperstorico, cominciamo già a orientarci qui, che cosa fa qua? Rende inutile la domanda: sei online, sei offline? Ma sei tu che non hai capito nulla, perché sono in macchina, sto guidando col GPS, sto scaricando intanto i dati sul mio telefonino, ma intanto sto parlando con te sul telefonino, mani sul volante. E quindi chiaramente non sono né da una parte né dall'altra, sono in tutti e due, sono in questa zona dove nascono le mangrovie, cioè in questa acqua salmastra, non c'è nessuno qui, ma nel caso vi venisse il dubbio che quello è il genere di fotografia che uno prende a Oxford, non è così, Quello è quello che uno sogna a Oxford quando piove, tira vento, la vacanza, verso le mangrovie. Torniamo a noi. Allora, magari. La società delle mangrovie vuol dire semplicemente qui che in questa giungla che sta crescendo, noi l'abbiamo lasciata un po' crescere a se stessa, l'abbiamo un po' abbandonata. Abbiamo un po' detto: cara società dell'informazione, prima cresci e poi ti daremo un po' di regole. La confusione è stata qui quella di pensare, e siamo negli anni 80 più o meno, poi a un certo punto amministrazione Clinton, quella di pensare: internet, il digitale, il web, è una utility, è come l'acqua.
qualcuno pensa come l'elettricità, come il gas. Prima crei il mercato e poi lo regoli. Non è così. Vi ho dato queste immagini un po' spaziali perché noi nel digitale ci viviamo. Nessuno di noi vive sull'elettricità, ma tutti noi viviamo su internet. Nessuno di noi vive sull'acqua, al di là delle metafore, ma viviamo sul web. Allora, avendo in realtà creato spazi, questi spazi hanno preso una loro forma un po' autonoma. Allora, la società dell'informazione oggi è fatta di questo spazio un po' a giungla, dove il digitale e l'analogico si fondono, dove il tempo è iperstorico e dove lo spazio è fatto di informazioni. Qui torna utile i tempi in cui noi, anche in Britannia, in Gran Bretagna, avevamo politici decenti. Una frase di Winston Churchill che dice: guardate che prima noi costruiamo i nostri edifici, ma poi dopo sono gli edifici che ci danno forma. Quindi non c'è determinismo in quello che vi racconterò, perché siamo noi a dare forma a questa società. Però una volta che gli abbiamo dato quella forma, lo capite che quella forma poi irrigidisce, struttura, ci manda in una direzione piuttosto che un'altra. È un po' come se qualcuno dicesse: il treno decidi tu se prenderlo o meno, ma una volta che stai sul treno, fino a che non arriva la prossima fermata, non c'è niente da fare. Allora, qui l'importanza del cosiddetto del design, cioè del disegnare una società giusta, nel tempo giusto, nello spazio giusto, capendo dove ti trovi, questo è un po' l'argomento che sta così, un po' da background, no? Un po' nello sfondo della cosa che voglio raccontare. Spero di avervi detto delle cose che risuonino, che non siano nuove. In questo contesto, perché il digitale fa la differenza? Il digitale fa la differenza perché ha questa operazione di, si direbbe in inglese, che in italiano non si traduce bene, per una volta tanto, non di copia e incolla, ma di cut and paste, cioè di tagliare o incollare il mondo. In contesti diversi, molto più oscuri, un filosofo come me direbbe: il digitale riontologizza il mondo, parolone che vuol dire semplicemente ne modifica la natura intrinseca, essenziale. Sarà così? Non sarà così? Adesso cercherò di convincervi che questo taglia e incolla, questo cut and paste, il digitale lo fa ordinariamente. Qualche esempio. Noi oggi parliamo di cosiddetti prodoomer o prosumer, l'abbinamento tra produzione e consumo. Voi andate su YouTube, mettete il video lì e poi cliccate e guardate un video che qualcun altro ha messo lì. Andate su Wikipedia, cercate una voce e poi quella voce magari la modificate perché a loro volta quella voce servirà ad altri. Quindi state producendo ma anche consumando l'informazione in tutti e due le modalità. Questo è dagli anni 80 che parliamo di prodoomer. È legato anche al fatto della cosiddetta tailorizzazione delle informazioni, quando uno le fa un po' ad abito, individualizzazione: tanto più io fornisco informazioni, tanto più quell'informazione che poi io ricevo sarà adeguata alle mie esigenze, nel migliore dei casi. Qual è la differenza? Perché ho messo lì due più invece di soltanto uno? Perché è un rincollamento invece di un incollamento? Ma perché noi abbiamo scollato produttori e consumatori soltanto negli ultimi 10.000 anni, che per un filosofo sono niente, ma per tutti gli altri 90.000 precedenti, fatto conto di 100.000 più o meno, noi siamo stati produttori e consumatori di quello che andavamo a cacciare e a trovare nel mondo, le bacche, la patata. Allora, per 90.000 anni noi siamo stati prodoomers o prosumers, poi per 10.000 ci siamo separati, adesso il digitale ci sta rimettendo insieme. Questa distinzione fa un po' saltare sulla sedia chi fino all'altro ieri gestiva un'agenzia di viaggio. L'agenzia di viaggio era il luogo dove tu andavi per essere introdotta o introdotto ad altri luoghi. Non era basata sulla distinzione tra presenza e localizzazione. Voi capite che oggi l'agenzia di viaggi, come anche la sede della banca, la sede del negozio, la biblioteca e tutti quegli spazi che sono spazi della cosiddetta localizzazione,
Siccome noi la localizzazione, dove sei fisicamente, qui, oggi, in questo momento, è la presenza. Sei su Facebook, stai chattando con qualcuno, c'è una smart app, che stai giocando, stai twittando qualche cosa, quindi l'hai scollato. Questo scollamento vuol dire che tutti questi luoghi, che sono luoghi della localizzazione, sono in realtà luoghi in cerca di presenza, per dirla un po' in maniera più complicata, ma è semplice. Quando voi sentite dire che in Gran Bretagna, non so in Italia, tutte le banche principali stanno chiudendo le agenzie, perché quelle agenzie sono spazi in cui localizzazione e presenza erano la stessa cosa, dove tu, se volevi avere un'interazione con la banca, dovevi andare lì. Oggi non vai lì più da nessuna parte. Allora, hai scollato presenza e localizzazione e questo ce l'ha permesso il digitale. Possesso e uso. Questo di nuovo, generazioni passate, per chi aveva la pala, poi la usava. E chi usava la pala, in genere, la possedeva. E questo già Marx, no, suggeriva, guardate che a un certo punto ci saranno persone che hanno il possesso dei mezzi di produzione, diciamo così, ma le fanno usare ad altri. Chi altri usa questo possesso sarà in una posizione, diciamo, più difficile. Questo scollamento è stato incrementato. Oggi Uber non possiede le automobili che ovviamente gestisce. Airbnb non possiede nulla, se non mettendo insieme chi ha bisogno di una stanza e chi la stanza ce l'ha. Allora questo scollamento tra possesso e uso, e quindi anche nella versione più, diciamo, simpatica, bella, costruttiva della sharing economy, in cui non c'è bisogno di un trapano per appartamento in tutta la palazzina, 37 trapani, ma quanti trapani dobbiamo avere bisogno? Ce n'è uno nel condominio, se ho bisogno, perché l'argomento qui è banale, io non ho bisogno del trapano, ho bisogno di un buco. E il buco me lo dà il trapano, ma me lo dà quella volta all'anno che mi serve il trapano. Ecco, questo intendersi per scenario, questo ce l'ha permesso di nuovo il digitale, vedete, scollamento. Poi un grande scollamento, proprio una scissione drammatica che noi ancora stiamo vivendo oggi. Quella che vedete è una delle tante mappe del 1648, più o meno, con tra l'altro una focalizzazione sul territorio italiano, lì all'angolo, e in cui finalmente a un certo punto noi in Europa abbiamo deciso che una regola si poteva applicare, molto semplice. È la cosiddetta pace di Westfalia, il sistema di Westfalia. Guarda, facciamo così, a casa mia le mie regole, a casa tua le tue regole. C'è voluta la guerra mondiale zero per arrivare a quella semplice soluzione. A dire semplicemente, sai cosa possiamo fare? Mettiamo, incolliamo lo spazio della legge allo spazio geografico. Dove lo spazio finisce, lì finisce anche la legge. Quindi a casa mia si fa così, a casa tua si fa colà. Abbiamo vissuto con questa soluzione per secoli. Oggi purtroppo, o per alcuni per fortuna, questi spazi sono stati scollati da quell'infosfera che vi ho presentato prima. Nell'infosfera non ha senso dire rimuovi quell'informazione lì, perché io ci metto un click a ritrovarla di qua. Quando la Francia dice a Google, i link vanno rimossi anche da google.com per il diritto all'oblio, altrimenti è inutile, non ha tutti i torti. Però Google non ha tutti i torti rispondendo, a casa tua fai così, a casa mia faccio colà. Questa è California. Google.com, io non lo regolamento secondo leggi europee. Ci sono soluzioni, ma capite che questo scollamento, e lì RTBF sta per Right to be Forgotten, cioè il tema appunto della memoria, questo scollamento è avvenuto. E oggi la legge non è più territoriale. Non può più esserlo. Poi, rincollamento. Blockchain. Questi sono esempi un po' presi dalla letteratura che voi trovate tutti i giorni, nei giornali ordinari. Blockchain magari non vi risuona, però Bitcoin, ne avrei sentito parlare ad nauseam, Bitcoin è una particolare specifica implementazione della blockchain. La blockchain, per renderla proprio banale, è un registro. Un registro che registra in maniera indelebile, fissa e non modificabile che cosa è avvenuto a quell'oggetto. Quell'oggetto può essere una specie di moneta virtuale, oppure, in maniera molto più interessante, di cui noi sentiremo parlare in futuro, scordatevi della moneta virtuale, il contratto. Immaginate un contratto da un notaio. L'ultima riunione che abbiamo fatto dell'Associazione Notarile Europea a Salzburg, è il panico, perché il notaio
fa il lavoro del blockchain. Quello stampa e dice, questo è esattamente quello che dice di essere. Cioè questa memoria, questo documento è autentico. Ma se io ho tutta la filiera, tutta la catena da quando è partito a quando è finito, non c'è bisogno di nessun stampo, non c'è bisogno di nessuna vidimazione, non c'è bisogno di una autenticizzazione del documento. Allora capite che in questo caso qui abbiamo riagganciato la volatilità del digitale alla autenticità della sua filologica natura. Questo è un piccolo riassunto. Produzione, consumo, presenza, localizzazione, possesso, uso, legge, territorio, autenticità, memoria. Potremmo andare avanti, però ormai il meccanismo è chiaro, no? Quindi vi annoierei se continuassi su questa strada. Un esempino piccolo, così da tenere a memoria per le prossime slides. Lavoro, salario? Possiamo sganciarli? Perché il digitale potrebbe permettere anche questo. È inconcepibile per qualcuno della passata generazione che non fosse un aristocratico britannico che andava a cavallo a caccia con la volpe, che no, lavorare e avere un salario non fossero due facce della stessa medaglia. Oggi il problema, lo vedremo tra poco, del cosiddetto salario minimo, del Universal Basic Income, UBI, no? È proprio quello di vedere che il fatto che tu possa lavorare, magari sei una volontaria oggi, però intanto il comune ti passa 500 euro al mese. Un dibattito che possiamo fare tra un po'. Allora, in questo contesto, diceva bene, allora abbiamo visto due cose fino adesso e vi ho trattenuto già per un po', in realtà su due punti soltanto. Uno, una lunga premessa. Iperstoria, lo spazio e l'infosfera, il digitale e l'analogico si fondono in questa sorta di società delle mangrovie. E lì il digitale, punto numero due, incolla e scolla elementi. Li mette insieme e non li mette insieme in modalità per noi, fino all'altro ieri, inconcepibili. L'idea che, ad esempio, la legge e lo spazio geografico non fossero correlati in maniera indelebile, ma fino alla generazione passata sembrava un truismo, una cosa che ovviamente, ma come si fa a scollarli? Si fa perché c'è uno spazio ulteriore adesso. Allora, punto numero tre. Che cosa ci dice? Vi ricordo che noi stiamo cercando di andare verso un progetto per questa società, per questo marasma di cose che stanno avvenendo sotto i nostri occhi, con una certa velocità poi. Il punto numero tre è, andiamo a vedere che succede a questa capacità di agire, a questa agency. Da un lato, tutti sentiamo parlare di intelligenza artificiale, un argomento, prima pagina di quel giornale. Poi magari apri, diciamo, l'Espresso, così per dire uno qua, e trovi che invece si parla, ad esempio, di elezioni, di hackeraggio, cioè, e c'è un collegamento. E ve lo vorrei far vedere, spero che siate convinti del fatto che queste due cose, l'intelligenza artificiale e la capacità di agire politica, sono in realtà collegate da questa capacità del digitale di scollare e incollare. Vediamo prima l'intelligenza artificiale. Questo è Omero, ve l'ho lasciato in inglese, per mia colpa, perché sono pigro, quindi perdonatemi. Ma in realtà è la descrizione di questi 20 tripodi che se ne vanno di qua e di là, descritti nell'Iliade, e sono dei robottini. L'idea che noi potessimo delegare qualcosa da fare ad altri è sempre stata con noi. Se voi prendete la descrizione dello schiavo in Aristotele e sostituite la parola schiavo con la parola robot, è perfetta. Anzi, è il robot che noi vorremmo avere e che non abbiamo ancora, perché lo schiavo funziona molto meglio. Non si può dire ad alta voce, però insomma, qual è chi è che oggi non ha mai spiegato, magari da averci uno schiavo che potesse fare quest'altro, cioè, mi guida, mi prende, fa. Allora, in questa descrizione Omero ci descrive un sogno che da sempre noi stiamo perseguendo. Uno, smettere di lavorare. Due, smettere di pensare. Tre, andare in vacanza. Questo è il progetto umano da sempre, no? Cioè, da quando siamo usciti dal paradiso. Tornarci. E che facevamo al paradiso? Ci grattavamo, no? Quindi l'idea è tornare in paradiso smettendo di lavorare e smettendo di pensare. Abbiamo smesso, grazie ai motori, di lavorare con i muscoli, in gran parte. Oggi stiamo smettendo di lavorare con il cervello per risolvere problemi. Questa è un po' l'idea di fondo. E chi lo sta facendo? Lo stanno facendo grandi aziende. Non lo sta facendo la ricerca
diciamo, gestita da fondi dello Stato, ma soprattutto queste aziende, appunto, che vi menziono lì, in questa che poi è stata creata recentemente come la Partnership on AI, to benefit people and society, cioè è una partnership per il benessere della società. E quindi troviamo Amazon, Google, IBM, Facebook, Microsoft e quello recentemente si è aggiunta anche la Apple. Quindi sono i grandi colossi che stanno investendo molto nell'intelligenza artificiale. Quali sono qui le sfide? Dicevo, quello che vi sto raccontando non è ortodosso e molti dei miei colleghi non la pensano così, quindi è bene che voi siate preparati a dissentire. Molti pensano che l'intelligenza artificiale sia appunto l'incollamento, cioè finalmente mettiamo queste due cose insieme, la macchina e la capacità di pensare. Bingo, finalmente funziona. Poi tu però ti giri per il mondo e quello che viene descritto come intelligenza artificiale, vi raccontavo, ha il livello di stupidità di una caffettiera. Allora, come funziona questa cosa? Che questo attrezzo che ho in tasca è un po' di intelligenza... Siri è intelligenza artificiale, però, voglio dire, è più ciucca di questo attrezzo che sta qua davanti, di questo oggetto che ho in mano. Allora forse abbiamo sbagliato. In realtà noi abbiamo scollato, e stiamo scollando, e scolleremo sempre di più la capacità di avere successo nel fare alcuni compiti, nello svolgere alcune mansioni, dalla necessità di farlo con un milligrammo di intelligenza. Questo vuol dire che se per agentità uno intende la capacità di performare, cioè di svolgere un compito verso un fine, con successo, a un certo punto uno scopre che non c'è bisogno di essere intelligenti per vincere a scacchi, per parcheggiare l'automobile, per guidare l'aereo, per trovare il frigorifero meno costoso online, per gestire la banca. Vi ricordate? Per mettere un timbro su quel documento e dire è autentico. Allora, in questo contesto ci sono molte sfide qui. Sono sfide che sono dovute al fatto che noi ci stiamo auto-escludendo dai compiti che stiamo delegando a macchine, che sono macchine stupide. Io sarei contentissimo se qualcuno qua dicesse ma professore non ha capito nulla, è vero che sta sempre a braccetto con DeepMind, che sta sempre in giro con questa gente, ma guardi che lei ci sta raccontando una storia che non sta né in cielo né in terra. Queste macchine stanno diventando sempre più intelligenti, ci daranno un mucchio di guai. Qual è l'obiezione? Che se fossero così intelligenti io sarei più rilassato. Purtroppo non lo sono, è perché sono stupide che abbiamo un problema serio. È perché stiamo mettendo nelle mani di queste macchine a zero comprensione affari importantissimi che dovremmo essere un po' più attenti. E qui vi racconto qualche sfida, cioè quali sono un po' le sfide grosso modo di questa intelligenza artificiale. Una è il mondo del lavoro. Questi sono dati vecchi, che forse qualcuno di voi un po' troppo lontani, ve li racconto se sono troppo piccoli. Ma la prima linea, quella che va su, è quella dei servizi. Poi ce n'è una un po' che sta a metà strada del governo. Il manufacturing sta andando in basso, cioè quella l'industria, e poi l'agricoltura sta per sparire. Quello è il mondo del lavoro americano a tutt'oggi. Cioè oggi se l'America, gli Stati Uniti, smettessero di produrre qualsiasi cosa da un punto di vista agricolo, il mondo del lavoro non se ne accorgerebbe, perché impiega 3-4% della forza lavorativa. Chi è che sta facendo la maggior parte del lavoro? Quelle due righe stanno su servizi, governo. Ma che si fa durante i servizi del governo? Si gestiscono documenti. E chi è che è bravo a gestire i documenti? I computer. Allora chi è che sta in crisi? Esattamente quei posti di lavoro. Qui vi presento due analisi, una molto famosa, l'altra non la conosce nessuno. Quella famosa è quella che ha una specie di U ed è il mondo del mercato americano, dei lavori. Cosa potrebbe avvenire se ci fosse un forte impatto di computerizzazione, di automazione oggi? Ci sarebbe una polarizzazione, lavori che non spariscono e lavori che se ne vanno completamente. Cioè, boom. Se voi fate il trainer personale di qualcuno, state tranquilli perché nessuno vuole avere altri che mettono le mani magari sulla schiena per quel dolore ed è un robot. Non funziona così. Se fate l'insegnante alle scuole elementari, state tranquilli. Se invece fate il paralegal, cioè fate la segretaria o il segretario in un ufficio, quello invece, quel lavoro sta a rischio perché c'è blockchain, perché ci sono i computer, ci sono gli algoritmi, eccetera. Quello che però vedete a sinistra è la Finlandia, che ha fatto lo stesso lavoro, il Ministero dei Trasporti, abbiamo fatto un lavoro, poi, per farvela corta, la differenza è che tra destra e sinistra hanno introdotto, la variabile legge. Cosa succede se in questa proiezione io introduco la normativa, che dice ad esempio che i taxi, per essere taxi, devono avere qualcuno a bordo? Perché voi quanti treni avete preso da qui a Venezia senza che qualcuno fosse sul treno? Eppure quello è un treno, al binario. E voi pensate che avremo un autobus che da qui
arriva a Venezia senza un guidatore sopra. Mi sembra un po' difficile, non perché non sia possibile tecnologicamente, ma perché non lo permetteremo probabilmente da un punto di vista normativo. Ci saranno i cosiddetti driverless cars, ci saranno veicoli autonomi, ma questi veicoli autonomi probabilmente avranno dei controllori, gente che sta intorno, che vede cosa succede. Perché lo stesso avviene anche per i due piloti che stanno sull'aereo. Di nuovo, l'aereo, nel cielo. Non ci sono bambini con la palla che all'improvviso spuntano nel cielo, non ci sono cani che attraversano la strada nel cielo, eppure lì ci stanno due piloti sopra. Allora capite che qui la questione è complicata. Quindi legge, tassazione, salario minimo, UBI e inequality. Ma chi ci sta guadagnando in tutto questo? Altra polarizzazione, ci sono enormi fortune che si stanno accumulando da un lato e un impoverimento dall'altro della forza lavorativa. Non va bene perché poi quella forza lavorativa si dispiace, protesta. E quando protesta, protesta male. Dipendenza. Vi dicevo, noi siamo sempre più dipendenti da questa tecnologia e in una traduzione che in italiano non funziona abbastanza bene, chi di spada ferisce, di spada perisce, ma quelli che vivono attraverso il digitale, si mettono anche a rischio con questo digitale. Qui un po' di ridondanza, di resilienza, cioè di sistemi che facciano sì che noi questa dipendenza sia un po' più assicurata, e ne parlo anche appunto a chi gestisce grandi sistemi complessi come le città, è fondamentale. Democratizzazione dell'intelligenza artificiale nella tasca. Oggi vi ho fatto vedere quelle 6 società. Uno dei progetti che stiamo sviluppando con Google, su Oxford, con alcuni dei miei dottorandi, post-dottorandi, è capire ma che succede quando tra qualche mese, forse un paio d'anni, tutta questa capacità di agire in maniera non intelligente ma con successo me la ritrovo in tasca. Quando a un click posso scatenare questa intelligenza artificiale per risolvere un problema, per fare un calcolo, per fare cose. Non lo sa nessuno. Qui dovremmo essere in grado di prevedere che questa cosa sia a supporto della nostra capacità di agire, non che ci schiavizzi. Ma non perché queste macchine arriva Terminator, ma proprio perché sono stupide. E se c'è uno stupido e uno intelligente, secondo voi chi è che si adatta a chi? Quante volte, recentemente, vi è stato detto «Professore, guardi, questo è l'unico modo in cui si può fare col computer». E allora tu fai un balletto, metti, fai, ritorni, cambi il documento, ci metti una cosa, la metti una cosa, perché il computer in quel modo lì la vuole. E sei tu, che sei quello un po' intelligente, che non ti andrebbe, non hai voglia, non hai tempo, ma ti devi adattare, perché tanto è l'unico modo in cui si può fare quel lavoro. Poi, questa intelligenza artificiale potrebbe aiutarci con l'ambiente, perché questa non è una visita dall'oculista, non dovete leggere nient'altro, dovete soltanto vedere quel piccolo verde in basso, scuro, freccia rossa, e quel verde compatto in alto. Questa è la differenza che in generale il digitale porta al mondo in termini di impatto ambientale. Siccome il digitale consuma elettricità, da qualche parte quell'energia deve arrivare. È la parte bassa scura. Quanto mi costa tutto questo attrezzo? L'iperstoria, per dirla in termini un po' forti, ma quanto ci costa quella cosa scura lì sotto? E quale vantaggio comporta quella bella cosa verde chiaro sopra? Allora, il vantaggio dell'impatto qui è la differenza tra lo scuro e il chiaro. Ma allora noi quello che stiamo facendo, in realtà, stiamo correndo una sorta di rischio di sostenibilità, chiamiamolo dell'intelligenza artificiale, del digitale in generale. Stiamo semplicemente dicendo, speriamo che il digitale curi il malato prima di uccidere il malato. Adesso non vorrei spaventarvi, ma qui la variabile fondamentale è il tempo. Perché se ci abbiamo abbastanza tempo, perché il verde chiaro faccia più lavoro buono del piccolo verde scuro, allora siamo a posto. Come si dice a Oxford, siamo a casa e all'asciutto. Ve la dice lunga sulla cultura generale lì del posto. Home and dry. Ma se invece non abbiamo tempo, basta quel poco di verde scuro sotto per uccidere il malato. Poi AI è la gestione della complessità. Questo non soltanto nella medicina, ma in tutti i sistemi complessi. I dati che vi fornisco lì non sono molto controversi. È in realtà uno studio generale, molto sostenuto un po' da tutti, che vi dice quante persone andranno a vivere in grandi città. A un certo punto la stragrande maggioranza delle persone, di noi, vivremo in megalopoli, la cui struttura è
immensamente complessa, la logistica. Dare soltanto cibo a decine e decine di milioni di persone ogni giorno. Ecco, in questa struttura l'intelligenza artificiale può fare molto, e qui può fare molto in senso di bene sociale. Un ultimo esempio. Qui dovremmo assicurarci che l'intelligenza artificiale, che ci sa predire i nostre preferenze e quello che ci piace e quello che non ci piace, che sia a nostro vantaggio. Quello è un esempio di uno dei tanti software utilizzati oggi ordinariamente, è storia, dalle polizie in larga parte del mondo anglosassone, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Australia, per predire chi commetterà o non commetterà crimini e quindi lavorare un po' in termini di minority report, per intenderci. Ecco, qui dovremmo assicurarci che questo software dia potere agli individui, non che li metta in scatole, per cui se tu hai commesso un crimine molto probabilmente lo commetterai di nuovo, se provieni da quella etnia probabilmente sei prone a commettere quel crimine. Capite come funziona un po' la storia. Quel software in particolare è stato sviluppato originariamente in California per lavorare sui terremoti. Ora, il terremoto non ha libertà. Il terremoto succede, dà dei segnali, posso predire, succederà di nuovo nello stesso posto. Ma quello è un meccanismo che a livello sociale non dovrebbe funzionare così. Cioè, le persone dovrebbero anche essere in grado di cambiare vita, ad esempio. Allora, per parlare un po' di adattabilità, vi dicevo, questa è un po', spero che si possa leggere fino giù in fondo, ma la coscienza non è una cosa che poi ci porta sempre ad avere delle cose, cioè delle esperienze positive. Qui la compatibilità con le nostre strutture sarà un po' la sfida. Chi si adatta a chi e chi avrà controllo su cosa sarà in larga parte dovuto a noi. Un punto sempre in questa esplorazione dell'intelligenza artificiale e del suo impatto su di noi. Noi abbiamo pensato per molto tempo di essere al centro dell'universo. Eravamo speciali, eccezionali, perché tutto l'universo guardava a noi. Eravamo qui, così. Poi è arrivato Copernico e ha detto, guardate, non è così, spostatevi. Ci siamo rimessi al centro del mondo animale, della biosfera. E nella biosfera eravamo noi, come dire, la festa era la nostra. E poi è arrivato Darwin e ha detto, no, la festa non è la vostra. Ci sono tanti animali, siamo un po' tutti insieme, qui ci siamo evoluti. Allora ci siamo un po' ritrincerati, ci siamo messi al centro della sfera mentale. Poi è arrivato Freud e ha detto, guardate che anche nella sfera mentale voi non siete al centro di nulla. Questa sfera mentale in realtà ha lati oscuri, è un po' come se fosse una casa vecchia con porte mai aperte, un sottoscala, l'inconscio, il subconscio, chissà che forme di decisione, mamma, papà, quello che è successo. Però c'era ancora uno spazio tutto nostro, che era quello dell'infosfera, vi ricordate di qui sopra? Noi nell'infosfera, chi gestiva l'informazione in modo intelligente? Eravamo soltanto noi. Quelle sfide, trovate un mucchio di libri, di articoli scritti, i computer non sanno fare, aggiungete voi. Due pizzi di sale proprio. Ecco, quei libri non vendono più perché purtroppo nell'infosfera ormai il computer sa fare qualsiasi cosa, perché siamo in grado di staccare la spina dell'intelligenza e farglielo fare nello stesso modo. Ma allora la nostra eccezionalità di essere gli unici di saper svolgere dei compiti intelligenti nell'infosfera è saltata anche quella, quando tu ti trovi che tu sei l'autista dell'automobile e quell'attrezzo lì guida meglio di te. Allora, in questo caso noi stiamo cambiando un po' la nostra autocomprensione, ma su questo magari torneremo un altro giorno, perché è un discorso lungo. Ci fermiamo qui, per arrivare alla responsabilità. In un contesto di distribuzione delle azioni, in cui non si sa perché le cose sono andate in un certo modo, perché tutta una serie di operazioni sono state fatte, ad esempio, da in parte un'azienda che interagisce con una parte del governo, che interagisce con degli individui, che ha un sistema informativo, eccetera, in questo modo di distribuzione delle azioni, ma chi è responsabile? Dove possiamo dire, se qualcosa non va bene, eccolo lì, è lì che è andato storto. Qui c'è bisogno di un ripensamento completo, nuovo, della distribuzione della responsabilità. Perché, e stiamo parlando di legislazione europea mentre parliamo, stiamo discutendo, noi europei, come definire la responsabilità, ad esempio, di una decisione presa da un algoritmo, quando questo algoritmo decide se il conto in banca lo puoi aprire oppure no. Ordinaria amministrazione, di tutti i giorni, vai in banca, vuoi aprire un conto in banca. Clic, e l'algoritmo dice no.
Di chi è la responsabilità? Ho diritto ad avere una spiegazione? Per chi di voi non si occupa di queste cose non vi sarà arrivato, ma c'è una cosa che si chiama il General Data Protection Regulation, GDPR, se non ne avete mai sentito parlare è come diciamo, non aver sentito parlare dell'euro quando stava per uscire, non ve lo raccontano, ma è la legislazione europea su questi argomenti. Farà una differenza enorme a partire da maggio del 2018. Allora, questa agenzia l'abbiamo messa un po' a fuoco, avete capito che l'argomento che io ho cercato di sviluppare è uno. Il digitale scolla l'intelligenza dalla capacità di svolgere compiti con successo al fine di raggiungere un qualsiasi goal, un qualunque progetto. E che c'entra allora con l'agentità politica? E stiamo arrivando verso la fine della, come vedete, della nostra un po' carrellata di problemi del digitale. Qui invece abbiamo fatto l'errore opposto. Vi dicevo, il digitale scolla l'intelligenza dall'azione. In questo caso noi abbiamo pensato che il digitale incolli l'azione a qualcosa che chiamiamo la politica. Allora, fatemi subito spiegare quello che non è il problema. Il problema, che chiamiamo un po' il problema della democrazia rappresentativa, è che noi abbiamo tre interpretazioni, o due, e la terza ve la presento io qui, oggi, insieme, due classiche. Ma che cos'è la democrazia? Una che si chiama di tipo procedurale. Ci guardi, è semplice. Un sistema politico è democratico a seconda delle regole che segue. È una questione di regole. Immaginate come se fosse un gioco, no? Dice, ma che gioco giochiamo? Guarda, questo gioco si chiama democratico se queste sono le regole che segui. E poi le regole variano, ma è una questione di regole. Dice, no. Cioè, dice il sostanzialista. Dice, no, guardi, non è una questione di regole, poi le regole cambiano, chissà come facciamo, si vota in un certo modo, non si vota, una certa età, doppio turno, lasci stare. In realtà invece è una questione di valori, non quindi come facciamo le cose, ma che cosa vogliamo fare, che definisce una cosa come democrazia oppure no. Dice, va bene, forse un po' tutte e due. Però c'è un'altra idea dietro, che in realtà non è né una questione di regole, né di una questione di valori. Cioè che le regole e i valori siano, come dire, il capitolo 2 e 3 di una storia che ha un capitolo 1 che viene prima. E qual è il capitolo 1? È quello della struttura. Se voi guardate un po' a questo proceduralismo e al sostanzialismo, questo vi parla dell'esercizio del potere. Dice, guarda, democrazia è uguale. Come si gestisce il potere? Regole. O in base a quali valori si gestisce il potere? Valori. L'obiezione è, ma guardi che prima di questo c'è un capitolo 1 che abbiamo saltato. Il capitolo 1 è come già ti strutturi il potere. Allora se il capitolo 1 in realtà è sull'organizzazione del potere, allora la democrazia diventa una cosa interessante da questo punto di vista, nei termini di democrazia diretta. Perché la democrazia rappresentativa lo scolla il potere. E scolla il potere di chi ce l'ha da chi lo gestisce. Cioè vi sta dicendo, guardate che è una buona idea partire dal capitolo 1, chi il potere ce l'ha, il popolo sovrano, non lo gestisce, ma lo dà a chi lo gestisce e non ce l'ha. Perché se mettiamo queste due cose insieme, si chiama populismo e si chiama dittatura della maggioranza. Dice, e allora come ci siamo arrivati a questa storia che a noi ci sembra che la democrazia rappresentativa sia una specie di compromesso? Magari potessimo, ma invece... E qui bisogna fare un po' di lavoro intellettuale. Allora immaginate che la sovranità sia scollata da quella che in inglese si chiama la governance, ma vedo che ormai si usa anche in italiano spesso, cioè dalla capacità di governare. Quindi chi ha il potere, la sovranità, da chi il potere lo gestisce? La governance. Com'è che siamo arrivati all'idea che questa non era una buona soluzione? Qui io direi che il torto ce l'ha John Stuart Mill, un filosofo famoso locale, insomma, dalle parti britanniche. Così. Lui scrive, siamo intorno all'Ottocento, l'unico governo nel quale si può avere una vera partecipazione che soddisfi al meglio tutte le esigenze dello Stato sociale è un governo nel quale tutta la gente partecipa. E questa è l'ultima soluzione, quella veramente desiderabile, tutti insieme.
E qualunque cosa che sia meno di questo sarebbe un po' un peccato. E questo, come dice, la missione è che tutti abbiano una condivisione del potere sovrano dello Stato. E continua. E purtroppo però siamo in tanti. Allora capite qual è il ragionamento, ve lo lascio leggere per il resto, è che se fossimo in pochi, e qui qualcuno a un certo punto, non so perché, ma menziona Atene, senza avere idea di come stessero male le cose ad Atene. Lo sapete quanti erano ad Atene che potevano votare? 30.000. E chi erano? Uomo di una certa età, che poteva portare le armi, di quell'estrazione sociale. L'Atene che noi mitizziamo era piena di schiavi. Quell'Atene che noi mitizziamo non è mai esistita. Il signor Mill nel 1861 se l'è sognata. Quel villaggetto in cui vanno tutti d'accordo, ma siete mai andati a una seduta di un condominio? Ma dico, quello è il mondo in cui tutti decidono tutto e non si combina mai nulla, perché nessuno viene delegato e chi ha il potere lo esercita in prima persona e chi lo esercita in prima persona se ne vuole appropriare. Allora, inevitabilmente, in un contesto del genere, l'idea di una democrazia diretta è perniciosa. Allora, qual è il vero problema? Il vero problema è che quando tu hai scollato sovranità e governance, è che dopo la devi rincollare. Qui c'è una differenza che soltanto un italiano a Oxford che fa il caffè nella moca capisce. Devi spiegare all'inglese la differenza tra la moca che non ha mai fatto il caffè, vuota, dalla moca che ha fatto il caffè ma è svuotata, però ha quella patina. Allora questa tra noi ci si capisce benissimo. Cioè, professore, ma la differenza tra vuoto e svuotato? No, è fondamentale. Vuoto non c'è mai stato niente dentro, svuotato c'è stato e lo hai tolto, ha ragione. Allora qui la differenza è che prima separi e poi rincolli. Dice, e qual è la differenza? L'hai mai fatto il caffè nella moca? No, la prima volta? Lo butti quello. È la stessa differenza. La differenza tra chi ha capito che lo scollamento porta alla gestione di questi due fattori per poi ricostruirli nel consenso, ma il consenso che mantiene questa polarizzazione. Allora, qui il vero problema è il consenso, che è quello che abbiamo oggi. E come si fa a creare il consenso oggi? Allora, c'è una buona notizia. Questo è un famoso teorema che non vi racconterò perché è un po' complicato, ma la cui essenza è banale. In questo teorema ci racconta che se aumentano il numero dei votanti, come vedete la curva sale, tanti più votano, tanto il gruppo aumenta nella dimensione, tanto meglio si arriva alla decisione ottimale. Diciamo, questo è rassicurante. Tanti più siamo, tanto meglio decidiamo. Oh, ottimo per le elezioni, per votare al prossimo sindaco, il prossimo partito. Allora, tanti più voti, tanto meglio. E come abbiamo cercato di risolvere questo? In alcuni paesi, che vedete lì indicati in rosso, il voto alle elezioni nazionali è obbligatorio. Non è un diritto, è un dovere. E se non vai a votare, ad esempio in Brasile, te lo segnano sul passaporto, se lo ricordano. E se non vai a votare troppe volte, poi quel passaporto non lo puoi rinnovare finché non vai a votare. Cioè è una cosa seria. Perché è importante? Ma perché, come ad esempio anche in Australia, vuol dire che tutti vanno a votare. Vi ricordate quella curva? Se andiamo tutti, gli estremismi più beceri, le persone più sgangherate, le idee più bislacche, uno le evita, perché siamo in tanti, facciamo massa e creiamo quella intelligenza di gruppo che ci serve. Poi abbiamo bisogno di gente che vota meglio. Questo lo diceva già Rousseau nel Contratto Sociale, non è che lo dice l'intellettuale, l'intelligenza, l'elite, lo diceva il padre del Contratto Sociale, dice guardate che però tutti devono votare, ma che abbiano idea su che cosa stanno votando. Non è concepibile che controllate la ricerca su che cosa significa Brexit il giorno dopo il voto su Brexit e c'è stato un picco. Perché in Gran Bretagna sono andati a controllare dopo che cosa significava votare a favore di Brexit. Perché intanto voto, vediamo un po' che succede, un voto di protesta. Ma tu lo sai che cosa stai facendo esplodere con questo voto di protesta? La protesta funziona soltanto quando non ne paghi le conseguenze. Questa è la protesta poco seria, ma almeno innocua. Qui, gente che sa votare meglio perché ne sa di più, è fondamentale. E poi un prodotto migliore. Noi la nostra democrazia l'abbiamo basata su Aristotele. E Aristotele purtroppo è ormai un po' datato. Succede, anche ai migliori. Aristotele aveva questa idea che noi fossimo animali politici. Questo zoon politikon. Non è così.
Lo siamo stati per molto tempo. Purtroppo noi non siamo politici 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e basta avere l'opportunità per intervenire politicamente. No, oggi nelle società benestanti la politica è on demand. Tu al tuo elettore lo devi chiamare e dirgli: hello, pronto? Guarda qui, stiamo facendo una cosa importante. Smetti di fare quello che stai facendo, perché dobbiamo fare una cosa importante ora. E per chiamarlo gli devi dare una gestione dell'attenzione e dire: guarda, questa cosa qui è importantissima. Non ti occupare di calcio, della barca, del giardinetto, del prossimo lavoro, della pensione, dei figli che non vanno a scuola. Questa è una cosa importante, dobbiamo votare qua. Per fare questo c'è bisogno di gestione dell'attenzione. La gestione dell'attenzione si chiama pubblicità. Quando la pubblicità si incontra con la politica è un meccanismo naturale. Non sto dicendo che è una bella cosa, ma è naturale, perché la gestione dell'attenzione on demand è la fine di Aristotele e l'entrata del marketing in politica. È naturale, va così, dobbiamo adeguarci al XXI secolo. Allora, i cittadini come clienti, tra virgolette, cliente che ha già l'automobile non ha bisogno di una seconda automobile, però tu gli devi vendere la seconda automobile. Come fai a venderla? Gli devi dire che quella attuale fa schifo e la prossima è bellissima. È quello che ha fatto Trump. L'economia attuale americana fa schifo, la prossima sarà bellissima. È quello che la Clinton non ha capito, perché ha detto: il presente è bellissimo e il futuro, se arriva Trump, fa schifo. Nessuno vota una persona del genere. Tutti votano: il presente fa schifo, il futuro è bellissimo, perché tutti vanno dal tabaccaio e comprano il biglietto della lotteria, il futuro, e un pacchetto di sigarette. Il pacchetto di sigarette perché oggi non mi faranno male e la lotteria non si sa mai. Allora, la motivazione dei nostri cittadini come clienti va gestita su due motori. Uno, quello dell'interesse privato, bieco, obesiano, proprio. Se sta a me, se mi arriva a me, bene, se no non mi importa. E quell'altro che invece è un po' strano, ma che noi non sfruttiamo abbastanza nella nostra politica, è quello della speranza. Perché la speranza è altruista, non costa nulla. E quando tu vedi qualcuno e dici in inglese I wish you well, buona fortuna, guarda, te lo dico con un certo cuore. Allora, questi due motori, quello dell'interesse e della speranza, questi sono i due motori della nostra politica che andrebbero un po' messi in ordine. Purtroppo oggi la politica on demand, cioè la politica che all'elettore cittadino, cliente distratta o distratto, gli prende la giacca e gli dice fai attenzione, questo è importante, deve urlare, deve dire delle cose un po' esagerate, deve dire che il mondo sta per finire, che arrivano gli emigrati, che i lavori non dureranno, eccetera. E quindi si gestisce molto su un solo motore, quello dell'interesse privato, e su un mezzo progetto, che è il progetto economico. Allora vi trovate in una società che ha perso di vista il progetto sociale per la politica e ha rimpiazzato il progetto sociale col progetto politico di tipo economico. Allora voi prendete un politico qualsiasi, anche bravo o brava, lo fate venire qui, lo mettete insieme ai nostri di vicino e lontano e gli chiedete qual è la sua utopia. Cioè, se lei oggi fosse il Padre Eterno e potesse risolvere tutti i problemi, come li risolverebbe? Quel politico si troverà nei guai, perché al politico fa molto più piacere gestire il necessario. Bisogna trovare lavoro, bisogna combattere l'inflazione, bisogna avere a che fare con la sicurezza. E tu gli dici, sì, lei ha ragione, è così, questo è la benzina nell'automobile, non andiamo da nessuna parte senza quella benzina. Ma dove vogliamo andare una volta che la benzina ce l'abbiamo messa? Lei immagini che c'è il lavoro, che le banche vanno bene, che non c'è la crisi. Se tutto andasse bene, lei che progetto politico avrebbe? Zero. Oggi, nel panorama europeo, non c'è nessuno che vi dica dove vorremmo andare. Tutti vi dicono bisogna mettere benzina nell'automobile. Lo sappiamo anche noi ed è un lavoro da fare. Ma questo non vi dice qual è la direzione. Allora, quello che si legge è polarizzazione, mancanza di interesse, mancanza di trust, cioè di fiducia. Siccome il tempo adesso sta un po' correndo via, siamo un po' arrivati poi alla fine. Allora, questo progetto umano, come si potrebbe caratterizzare? Anzitutto, guardare a queste forme di agentità come forme di collaborazione. Guardare poi al mondo della politica come a un mondo a due motori, non a uno, non soltanto di interesse privato, bieco, ma anche di speranza, di altruismo. E soprattutto c'è un momento di scollamento. Io questa cosa adesso la dico, siamo anche con la telecamera.
Non succederà, io lo so che non succederà, perché se no non farei filosofia, sono 25 secoli, noi parliamo e non ci sta mai a sentire nessuno. Quindi lo dico consapevole del fatto che non avverrà. Però sarebbe bello se, vi ricordate l'improbabile, l'utopico? Quanto sarebbe bello se noi fossimo in grado di mantenere questo motore fantastico che è il capitalismo, che ha portato via dalla povertà milioni di persone, che ha creato cose che indimenticabili e inimmaginabili per gli imperatori romani. Noi abbiamo una vita oggi che non se la poteva permettere il re di Francia. Eppure c'è molta gente che soffre, c'è inequalità, ci sono moltissime cose da fare, ma questo motore è un motore che potrebbe portare lontano. Purtroppo questo motore noi lo abbiamo per molto tempo agganciato al consumismo, cioè al fatto che noi ci stiamo mangiando viva questo pianeta fino all'osso e un altro pianeta da mangiare noi non ce l'abbiamo. Quando avremo sputato quest'osso nell'universo e staremo alla ricerca come qualche pazzo americano che dice andiamo su Marte, ah perché questa è una politica, questa è la strategia. Tu prima consumi un pianeta e poi vai dall'altro. Questo è una sorta di virus. Se noi invece sganciassimo il capitalismo, cioè la capacità di creare ricchezza dal consumismo e lo agganciassimo alla capacità di prendersi cura del mondo, beh allora capite che giustamente qui siamo un po' quasi nell'utopico, cioè quasi nel contesto dell'impossibile, ma io vorrei che manteneste un po' il fuoco sull'improbabile. Se questo me lo passate come improbabile, sono già contento questa sera di andare a dormire un po' più tranquillo. Le società, le grandi aziende potrebbero essere dei buoni cittadini e noi potremmo essere un po' più coinvolti come una specie speciale di esseri che si prendono cura. Il cosiddetto l'uomo poietico, cioè che fa, ma che fa per altro. E vi ricordate, e siamo arrivati proprio alla fine, vi ricordate quelle quattro rivoluzioni? Eravamo al centro di questo, al centro, al centro, al centro. È venuto il momento di smetterla, di pensarla, come se fossero tanti teenagers, che la festa è la nostra, che questo pianeta l'hanno fatto per noi, che ce lo possiamo mangiare vivo dalla mattina alla sera. Bisogna prendersene cura, bisogna essere più adulti. Essere adulti significa mettersi fuori, non al centro. Perché i genitori fanno questo con i figli, l'insegnante fa questo con gli studenti, il medico fa questo col paziente e così via. Tu metti al centro quello di cui hai cura e sei tu che ti sposti alla periferia e finalmente smetti questa sorta di orgia occidentale, di centralismo della nostra esistenza per metterci al servizio di un mondo che ne ha bisogno moltissimo. Quindi in conclusione, l'innovazione, come avete capito, arriva in tanti modi. Qui il digitale ha avuto questa capacità di incollare e scollare in maniera tanto diversa. Crea nuove opportunità, delle affordances, cioè delle capacità di sviluppare qualcosa, e diminuisce i vincoli. Siccome diminuisce i vincoli e aumenta le opportunità, il design è la risposta giusta. Voi immaginate, se avete un contesto in cui avete soltanto una pietra davanti a voi e basta, c'è poco da disegnare lì, c'è la pietra, fine. Se però quella pietra sono tante pietruzze, allora si possono mettere in maniera diversa. Allora capite che qui, se il digitale ce lo scompone il mondo in maniera più articolata, lo possiamo ricostruire in tanti modi diversi. Ma che cos'è qua il design? Un classico che io, insomma, i miei colleghi, essendo io guidatore di Vespa a Oxford, no, ricordo spesso su Oxford, è un'opportunità, una capacità, un qualcosa che si può fare, un vincolo, una serie di vincoli, in visione di un problema. Allora, ho dei vincoli, ho delle opportunità, c'ho un problema, lo voglio risolvere. In questo caso, allora, ci sono tanti modi per fare innovazione. C'è il modo classico dell'invenzione, qualcuno inventa la ruota. C'è un altro modo classico, che qualcuno scopre l'America. Però c'è anche il design. Il design rimette insieme cose che noi non abbiamo mai messo insieme in quel modo. Scompone e ricompone alla vista di un disegno. Ma allora l'innovazione è questa specie di sgabello con questa gamba avanti oggi, che è il design, e l'innovazione e la scoperta che le vanno dietro. In questo contesto è chiaro che la nostra capacità di mettere insieme tutto questo è fondamentale. Allora, la nostra epoca si può veramente definire come l'epoca del design. Non è l'epoca della scoperta e non è l'epoca dell'invenzione. Le scoperte le abbiamo fatte con l'America, l'invenzione le abbiamo fatte col motore a scoppio. Oggi è il design che conta. E quello che conterebbe sarebbe fare un buon design per un buon progetto umano. Il tempo è finito, ma magari ne riparleremo più in là. L'unica cosa che voglio raccontarvi è che siamo partiti con Omero, finiamo con Shakespeare. E questo bisogna farlo in inglese.
Men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Se siamo schiavi, è colpa nostra. Ci siamo messi noi in quella posizione. Grazie. Dov'è il nostro interlocutore? Ci sediamo qui? Mamma mia, che luce! Buonasera. Uno si prepara una scaletta, una cosa così, poi gli spunti sono talmente tanti che non sai più da dove partire. Ma questa è anche una buona ragione per partire dal titolo di questa lezione e di questa conversazione, che poi spero continuerà anche col pubblico. Progetto umano per l'era digitale. Allora, nella tua lezione, che appunto ha offerto moltissimi spunti, io ho trovato un equilibrio che spesso trova perché si occupa di digitale, no? La famosa polemica tra i web apocalittici e web integrati, che, no, profeti di sventura gli uni e delle magnifiche sorti progressive gli altri. Ho trovato invece un grandissimo equilibrio, ma anche dei punti di criticità molto forti. Cioè, il finale, diciamo, è una speranza, ma ci sono dei punti di criticità molto forti. Sì, funziona. Allora partirei proprio da questo, se mi consenti. Progetto umano. Siamo sicuri che di essere ancora in grado di avere un progetto umano per l'era digitale? Mi spiego un po' meglio. Siamo sicuri che le tecnologie digitali non abbiano subito un'accelerazione tale per la quale ormai si fa non quello che serve e utile all'uomo, ma semplicemente per la ragione che si può fare, che ogni nuova tecnologia nel campo del digitale, dell'intelligenza artificiale, ma potremmo allargare il discorso alle tecnologie biomediche, eccetera, eccetera, siamo sicuri che non ci sia sfuggito di mano qualcosa rispetto alla parola umano? Sì, un po' sì, inevitabilmente si vive un po' la tecnologia, ordinariamente siamo sempre un po' alla rincorsa. È anche vero, d'altra parte, che un po' con l'analogia che usavo prima, non è tanto quanto velocemente stiamo procedendo, quanto la direzione in cui stiamo andando. Immaginiamo che di essere molto contenti della direzione presa, vorremmo andare ancora più veloce. Il problema è che non siamo tanto sicuri di aver preso la direzione giusta. Allora il problema della velocità è come uno che ti dice: guarda, stiamo andando molto veloci e non sappiamo se c'è un muro alla fine. Allora sto preoccupato. Cioè, il problema della velocità con cui la tecnologia sta avanzando è perché, non avendo capito in che direzione questa tecnologia ci sta portando, lo sappiamo che stiamo andando ad esempio in una direzione che è favorevole all'ambiente, ai valori umani, a un miglioramento della vita, a meno inequality, così, oppure stiamo prendendo la strada sbagliata. Siccome questo non l'abbiamo deciso e non ce lo stiamo chiedendo in maniera critica, allora la preoccupazione della velocità è altissima. Però capisci, è un po' come dire: stiamo arrivando presto dove vogliamo arrivare o stiamo andando velocemente verso il baratro? È questo che è preoccupante. Qui la politica però ha grandi responsabilità. Tu in altre occasioni hai scritto e detto e osservato che appunto rispetto a questo ci sarebbe bisogno di un momento di riflessione, ma pubblico, nel senso buono e alto della parola, no? Anche delle istituzioni pubbliche, per esempio tu lavori, certo, in... contemporaneamente c'è il problema che forse è troppo tardi, perché tutto questo è in mano a delle società private i cui nomi sono talmente noti che non serve ripeterli, che hanno delle logiche loro, un business loro, degli investimenti loro e un'idea di futuro loro che è completamente indipendente da ciò che noi chiamiamo pubblico. Allora, siamo o non siamo troppo tardi rispetto a quello che stavi dicendo? Allora, qui ci sono molti problemi e
semplificherò al massimo, toccando soltanto qualcuno. All'azienda, soprattutto l'azienda californiana americana, non piace fare politica, vuole influenzare la politica. Cioè vuole avere tutti i risultati di una politica a suo favore senza la responsabilità decisionale di raggiungerli. È un po' come dire, vuole stare dietro, questo è no, della lobbying. Allora, una proposta molto azzardata, mi rendo conto che stiamo entrando in zone un po' minate, sarebbe quella di smettere di illudersi che queste politiche non esistano, che tutti i corridoi in cui il lobbying viene fatto vengano aperti e mettere al tavolo delle decisioni quelle aziende che si prendono la responsabilità diretta di come stiamo andando. A quel punto la Apple, Google, Facebook e tutti questi altri sarebbero davanti lì insieme a tutti gli altri a fare la differenza. Problema, ma noi quelli li abbiamo votati, gli altri non li abbiamo votati. Cioè legittimità del potere, è vero. È anche vero che quelli che abbiamo votato ogni tanto si appropriano del potere e restano al potere a lungo. La mia corrente attuale prima ministra non è stata votata da nessuno, la Theresa May. E d'altra parte è vero che le aziende non le abbiamo votate, ma votiamo tutti i giorni con i piedi, o meglio con il click, perché il giorno in cui io smetto di comprare i prodotti dell'Apple, l'Apple cambia politica. Allora, lo so che sto entrando in una zona veramente pericolosa, ma se voi rendete conto che, piccolo esercizio, immaginate quale sia il PIL di Malta, per un secondo, 1, 2, 3, 4, fino a 10. E poi immaginate quanto vale la Apple, cioè quanti soldi ci sono lì e quanti ci sono lì. E vi chiedo di pensare così mentalmente, quante Malta mi servono per fare una Apple? 70. Ancora una domanda, diciamo, di carattere generale, poi invece vorrei portarti più sul nostro vissuto quotidiano col digitale, perché tu hai scritto delle cose importanti anche su questo in passato. Ho un filosofo che si occupa di informazione della rete e che quindi per mestiere, diciamo, e per dovere professionale deve esercitare un pensiero critico rispetto all'oggetto dei suoi studi. A che punto siamo col pensiero critico? Cioè esiste una cosa che si chiama, ne parlavamo prima, Jaron Lanier l'ha chiamato pensiero tecnoindotto, cioè soprattutto per i più giovani, siamo già in una fase in cui la rivoluzione è stata non solo nelle abitudini, in tutto ciò che tu hai spiegato benissimo fino a questo momento, ma addirittura il mutamento sta avvenendo a livello cognitivo, proprio cioè nella capacità di elaborare un pensiero critico per chi è nato già in un ambiente digitale. Cioè che significato ha la parola pensiero tecnoindotto e che forma di pensiero è rispetto a quello che abbiamo conosciuto? Sì, questa è un'osservazione molto importante e molto azzeccata. La tecnologia a noi da sempre ci fa pensare il mondo in qualche modo, Cioè ci dice... Certo. Voi, due piccoli esempi. Platone vi deve spiegare l'anima e ve la spiega con il carro, il cocchiere e due cavalli. Quello, se non è quello, pensiero tecnoindotto. Cioè, tripartita, ci sono i due cavalli e il cocchiere. Cioè, poi Leibniz vi deve parlare della mente e ve la paragona a un mulino. Entrano i dati delle sensazioni, il mulino gira, esce la conoscenza. Allora, il pensiero, diciamo, chiamiamolo tecnoindotto, insomma, il fatto che la tecnologia formatti il nostro modo di pensare è naturale, siamo esposti. Oggi il problema è che lo fa molto più velocemente, in maniera molto più profonda, e quindi rende meno facile il distacco, il pensare, ma cosa stiamo pensando qui? Quali sono gli strumenti, i quadri critici? È vero che queste assunzioni siano realmente così poco problematiche? Un piccolo esempio, poi chiudo. Noi ormai siamo stati sempre più abituati, non da ragazzi, almeno forse noi due, ma insomma oggi, i ragazzi di oggi, pensano molto più in termini di network, ma noi pensavamo molto più in termini di meccanismo. Noi apparteniamo più a una cultura newtoniana, in cui c'è una biglia, prende un'altra biglia, si scontrano, l'orologio. Ma l'orologio, ogni componente è a sé stante e tu le metti insieme. Nel network prima vengono le relazioni e poi vengono i nodi. È proprio un altro modo di pensare.
Allora capisci che però se non lo rendiamo critico e non ci rendiamo anche conto di quello che stiamo comprando intellettualmente, è difficile poi avere una progettualità intelligente. Veniamo al... tu ne hai fatto cenno stasera, ma te ne sei occupato anche in altre circostanze, alla nostra esperienza quotidiana, no? nei social, alla nostra own life, come l'hai definita in modo molto sintetico e brillante. Tu hai parlato di bolle, di nicchie in alcuni interventi, anche interviste recentemente, in un senso non positivo, cioè la direzione che sta prendendo la nostra vita social non è esattamente quella che si immaginava chi ha creato questi strumenti. Cito alcune frasi tue, per esempio dice: non stiamo più camminando sulla stessa strada, è come se ognuno vivesse all'interno di piccole bolle che poi sono anche bolle ideologiche, no? Dove non esiste più un vero confronto, eccetera. Bolle e filtri ideologici, anche questo hai, ecco. Allora, cosa è successo rispetto al sogno invece di condivisione, di libertà, di maggiore cultura, a tutte le premesse che la seconda fase, diciamo, del digitale, quella del web 2.0 e poi dei social, per intenderci, che sembrava aprire grandissime promesse di conoscenza, di libertà individuale, eccetera. Cosa è successo nel mezzo per far dire oggi a te che ti occupi di questi argomenti da allora, che ci stiamo costruendo delle nicchie, delle bolle e che non riusciamo più a individuare una strada comune? Sì, hai ragione, questo è uno dei grandi problemi che abbiamo oggi da un punto di vista sociale, poi si trasforma in problema politico. Questo delle bolle, come tu giustamente menzionavi, è un risultato che noi non ci aspettavamo. Cioè, quando si parlava della rete negli anni 90 avevamo tutte altre illusioni, insomma, pensavamo che sarebbe stata una sorta di comunità molto più intelligente, ben informata, critica. Non è andata così e avremmo dovuto saperlo, io stesso sarei dovuto essere un pochino più intelligente, perché anche qua ce lo raccontano i filosofi bravi, antichi, no, ad esempio Bacone, quando vi dice: guardate che ci sono gli idoli del mercato, oppure vi dice: purtroppo c'è un desiderio di credere alle cose che tu già vuoi apprezzare come credibili. Allora, in questo contesto sono successe due cose, proprio semplificando al massimo. Uno è che noi ci siamo adagiati in cose comode. Tutti vogliono sentirsi dire che sei bello, bravo, buono, che hai ragione, come la pensi tu, la pensiamo tutti insieme. Certo, e questa è la bolla. Due, questo c'è sempre stato. Purtroppo non c'era nessuno che ci dava retta. Cioè, quando tu giravi intorno al mondo, pensando che il mondo fosse piatto, il mondo poi ti diceva: no, guarda, la terra è tonda. Oggi trovi un gruppo di persone, e basta cercarlo, ci sono questi qui, che credono che il mondo sia piatto, che c'è tutta una teoria dietro. Ci stanno ingannando, il mondo è veramente piatto. Allora i social media hanno fatto questa cosa orrenda, che ci hanno dato quello che noi volevamo, che è una pessima idea. È come se tu tutte le mattine mi offrissi bacon and eggs. Io tutte le mattine le mangio, però non me lo dare perché mi fa male, capisci? Un'ultima, la rivista Wired, credo un paio d'anni fa, ha fatto con te un gioco, insomma, divertente, ha preso un'autointervista di Luciano Floridi a se stesso, prendendo delle affermazioni tue del 1995, credo, e vedendo, come dire, rispetto a quello che hai scritto negli anni successivi, vedendo 20 anni dopo rispetto al digitale che cosa pensavi. Quindi questa cosa la traggo da questa iniziativa di Wired. E riguarda la politica, tu ne hai fatto cenno prima, anzi tutta l'ultima parte del tuo intervento era molto, molto politica. Leggo testualmente il testo è di Wired, ma riprendendo frasi tue, ovviamente. Facevi riferimento agli esperimenti che Facebook, gli algoritmi di Facebook fanno, no? Quello dei famosi 600 che ha suscitato molte polemiche, eccetera, eccetera. E ti chiedevi, dicevi, tutto questo avviene in una fase in cui non abbiamo ancora visto un disastro politico causato da un social media, ma non vuol dire che non possa avvenire, è dietro l'angolo. Per adesso la politica europea è, incrociamo le dita e speriamo bene, ma che linea è?
Che cosa vuol dire lasciare in mano a Facebook miliardi di informazioni sugli individui? Tutti sappiamo dell'esperimento delle 600 persone, eccetera, eccetera. E se lo facesse il giorno prima di una consultazione elettorale, allora queste considerazioni sono, come dire, sei ancora convinto di questo? Sei ancora convinto che sia possibile che, adesso non è che Facebook è la Spectre e che vuole manipolare, no, non facciamo scenari di questo genere, però il fatto stesso che sia possibile nel cuore vivo delle decisioni delle persone, che sono le decisioni, certo, politiche poi, sì, no? Sì. Che riguardano... È possibile ed è anche plausibile, cioè in un contesto abbastanza credibile, ma questi grandi colossi che hanno informazioni su noi in maniera molto dettagliata, se possono raggiungere ciascuno di noi in un attimo, nel momento giusto, quando tu devi prendere una decisione o un'altra, è facile capire che l'influenza sia dietro l'angolo. Voi immaginate che di sapere che il venerdì state per comprare la pizza e il vostro social media di turno vi manda una piccola offerta del 10% di sconto per andare lì piuttosto che di là. Magari voi resistete, ma la massa va sul 10% di sconto. Allora immaginate il giorno prima del referendum una valutazione emotiva dell'elettorato che vi dice: se queste informazioni sono una priorità, questa sarà la reazione emotiva, a questa reazione emotiva corrisponde in gran massa questo voto al referendum. Non ci vuole mica un genio, nel senso, è ordinario questo qui. Che non venga fatto, io me lo auguro e me lo aspetto, ma che possa essere fatto e che abbiamo quindi messo, come dire, abbiamo caricato questa bomba ad orologeria, questa è colpa nostra. Io ti ricordo la prima battuta, questi grandi colossi, la politica non la vogliono fare, non è loro interesse fare questa politica, è che nel vuoto politico qualcuno lo occupa, le decisioni vengono prese da qualcuno, alla fine le prendono loro piuttosto che noi, ma di chi è la colpa? Di chi le prende o di chi ha lasciato lo spazio vuoto per decenni di mancata politica istituzionale del digitale a tutti i livelli, nazionale, europeo, eccetera? Allora, diciamo che è una corresponsabilità, bisognerebbe cominciare a pensarci sul serio. Ecco, un'ultima cosa, perché non abbiamo moltissimo tempo ancora e credo ci siano delle domande da parte del pubblico. Tu ne hai fatto cenno nella tua lezio precedente, facendo anche un escursus storico. In fondo è quello che stiamo vivendo, in fondo sì, è vero, è una grossa rivoluzione, come dire, antropologica, cognitiva, l'abbiamo detto e potremmo dirlo in diversi modi, ma tutto sommato la continuità sta nel fatto dell'esonero, vogliamo come esonerarci da qualcosa, no? Cioè prima della fatica con la ruota, poi, e poi è successo con quello che sta accadendo è la fase della memoria, vogliamo esagerarsi la memoria è nel device, no? Certo. La terza fase, quella più impegnativa, è l'esonero dall'intelligenza. Tu ne hai fatto cenno e vorrei che, siccome è un punto molto importante, sì, vorrei che dedicassi ancora due parole su questo e poi passerei volentieri la parola, sì, al pubblico. Allora, questo è un punto importante perché, tra l'altro, si scontra anche con quello che noi abbiamo ereditato dall'epoca moderna, che è una passiva accettazione della nostra autodefinizione sulla base del nostro lavoro. Allora, basta leggere Jane Austen, non è che ci vuole chissà cosa, dove chi ha un lavoro è gentaccia. Lavorare per vivere, ma chi è che fa queste cose? In un'aristocrazia che si preoccupa più, no, di quella volpe piuttosto che di un'altra, di quel castello, di quel parco. Allora, fino all'altro ieri, che poi nella storia europea è veramente vicino, non che uno possa elogiare altri tempi assolutamente pessimi, ma l'idea che il lavoro definisse l'individuo era visto in maniera negativa. Lo stesso Shakespeare, nel Giulio Cesare, parla di genti meccaniche, e questo è il popolino, cioè gente che tu disprezzi perché, rispetto al grande intellettuale. Allora noi abbiamo un po' riparato una cosa, cioè abbiamo valorizzato l'impegno, il lavoro, il fatto di fare una differenza, quell'uomo poetico che vi dicevo prima. Però abbiamo esagerato. Ci siamo anche detti che è quello che ci definisce.
Cioè che se io da grande sono, non so, il ragioniere, il direttore d'orchestra, quello che vuoi, la signora che fa questo o il signore, quello sono io. Poi vado in pensione e non sono più nessuno. Non è così. Allora l'importante è capire che il lavoro, cioè quello che noi facciamo nei confronti del mondo, la trasformazione che comportiamo intorno a noi, è fondamentale, ma che non lo dobbiamo fare necessariamente in maniera legata a quello che fa la macchina o quello che poi è il salario. Allora qui cominciamo ad articolare elementi che noi abbiamo visto come cementificati in un blocco solo, in cui salario, lavoro, quello sono io, cioè queste tre parti sono state identificate in un blocco solo. È chiaro che tu poi trovi una macchina che fa il tuo lavoro e sei in crisi. Se noi riuscissimo a disarticolare questa unità e a pensare a noi stessi come qualcuno che ad esempio fa il volontario oppure gestisce il proprio tempo per qualcun altro, che non ammazza il tempo ma che il tempo ne gode quando ne ha libertà, allora saremo una città di gran lunga migliore. Il problema che abbiamo oggi con l'intelligenza artificiale è che ci sta mettendo un po' in crisi questo modello che abbiamo ereditato dal passato, ma potrebbe essere una buona crisi. Bene, io credo che il linguaggio necessariamente teorico e anche se chiarissimo del tuo intervento, eccetera, però non abbia fatto sfuggire al pubblico che stavi parlando di cose che investono realmente le nostre vite. Tutte le nostre vite, le vite di tutti noi. Quindi secondo me questo è un dibattito, purtroppo non so quanto tempo abbiamo ancora, ma che andrebbe allargato. Io spero ci sia qualcuno in sala col microfono, abbasserei un po' le luci, le accenderei sulla sala e passerei volentieri la parola al pubblico per raccogliere alcune domande per il professor Floridi. E cercherò di essere breve. Allora, innanzitutto complimenti per la bellissima presentazione. Volevo tornare su questo punto dell'ICT che è andato avanti in maniera così, non dico disordinata, ma quantomeno non regolata, non pianificata. E le ultime frasi che ha detto ribadiscono l'esigenza di avere un qualcosa che la regoli. Da dove inizierebbe? Cioè, perché è qui, al di là dell'obiettivo, vediamo anche concretamente. C'è qualcosa che si potrebbe riuscire a immaginare di fare per cercare di dare una direzione, ridirezionare qualcosa, piuttosto che andare a sbattere contro quel muro che diceva? Sì, è una domanda molto pertinente e difficile. Mi pare che la risposta, avevo cercato di cominciare ad articolarla verso la fine della presentazione. Ci sono molte modalità economiche che non sono basate sul consumo, ma sono basate in realtà sui servizi e sulla cura per quello che ci circonda. Non soltanto professioni, ma anche investimenti tecnologici. Immaginiamo, ad esempio, un digitale che sia soprattutto direzionato verso una migliore gestione del patrimonio che ci circonda, culturale, ambientale, sociale. Per essere brutale, per dire proprio le cose semplici, ci sono soldi da fare in quel settore. C'è business, ci sono vantaggi economici e profitti da poter ricavare in quel settore. E quindi ci sarebbe sviluppo tecnico, ci sarebbe la bontà di tutto questo per un punto di vista economico, quindi creazione di benessere, e ci sarebbe anche però la compatibilità di questo con un mondo che ha bisogno di più cura. In questo contesto allora investire in una direzione un po' diversa, che non è quella di molta più pubblicità online, servizi che vanno in realtà a spingere verso il costante rimpiazzamento di quello che abbiamo con qualcosa di leggermente diverso, che però finisce a volte ad avere la stessa funzione. Ecco, in quella direzione la prenderei molto volentieri, subito. Però è una direzione che può prendere soltanto la società, non la può prendere l'azienda. Le aziende, dobbiamo ricordarcelo, rispondono a quelli che sono gli stimoli, la pressione ambientale. Sono un po' come, diciamo, degli organismi. Si evolvono e si adattano a seconda dell'ambiente. Cambiamo l'ambiente, si adatteranno al nuovo ambiente. Ma chi lo cambia l'ambiente? La società. Allora, se noi vogliamo che questa società si organizzi in maniera migliore, dovremo smetterla di investire in consumo, quello brutale, e investire maggiormente invece in servizi che chiamiamoli altruistici, cioè verso il mondo che ci circonda,
dove lì sì potremmo fare qualcosa di buono di una situazione in cui si vince in tutti e due i casi, una win-win situation. Ci vuole tanta buona volontà, ci vuole la volontà politica, ma si può fare. Non è, ecco, nel senso negativo un'utopia, è nel senso positivo dell'improbabile che è realizzabile. E questa secondo me potrebbe essere una delle direzioni che potremmo prendere rispetto alla sua domanda. Salve. Volevo chiedere un'opinione su, diciamo, due idee di Elon Musk e Brian Johnson sul microchip nel cervello, che ormai sono, insomma, due società che sono state fondate da poco. E un'altra, una sua riflessione sull'UBI, che non ho capito molto bene se cosa ne pensa. O quantomeno ha lasciato intravedere nell'ultima risposta un aspetto sul volontariato che magari si può ricollegare. Grazie. Grazie. Allora coglierei questo ultimo punto come forse il più importante. Avete invitato un filosofo, quindi la risposta sarà filosofica. E di nuovo dobbiamo guardare i tempi lunghi. Noi se siamo qui questa sera, in questo bel posto, con tutta la tranquillità che ci circonda, e questa sera andiamo a cena, è perché migliaia di generazioni ci hanno messo qui con una fatica, un dolore, un sacrificio incalcolabili. Voi pensate soltanto a quello che è stato il mondo senza la medicina, senza l'aspirina, quando dal dentista era lo stesso che faceva il maniscalco, dal vero, non per scherzo. Allora, in un mondo che ci ha portato qui sulle sue spalle, noi stiamo cominciando a vedere, forse oggi, forse domani, ma cominciamo a ragionare sulla possibilità che tutta questa enorme accumulo di ricchezza, di benessere, di intelligenza, di scienza, di tecnologia, di controllo sulla realtà, di controllo sulla società, porti i nuovi nati a vivere meglio e un giorno di questi a vivere senza dover utilizzare il famoso sudore della fronte. Magari non succederà oggi, forse non domani, ma sarebbe, tornando anche alla domanda precedente, un bel programma quello di dire: guardate, un giorno di questi la società in cui vorrei vivere sarà una società in cui tutti potranno avere qualcosa da fare se lo vogliono fare, avranno impegni, avranno lavoro da svolgere se lo ritengono utile, ma nessuno sarà costretta o costretto a dover lavorare per guadagnare 1.000 euro al mese. Ora, questa società, da un filosofo, risulta essere spostata nel futuro. Non bisogna arrivarci in un passo solo. Magari oggi sono 100 euro al mese e tra 10 anni saranno 200. Ci si potrebbe arrivare gradualmente. Ora, sempre filosoficamente, mi rendo conto, se ci sono economisti in sala, ora faranno un salto, perché ovviamente sono complicate le cose, quindi permettetemi di semplificare in maniera quasi un po' sciocca. Ma se voi prendete il pianeta Terra e la ricchezza di questo pianeta e quanti ci sono su questo pianeta e dividete quella ricchezza per quanti siamo, guardate che potremmo quasi tutti stare in vacanza. Allora questa non è semplicemente un'utopia, è un riallineamento della distribuzione della ricchezza. Dice: ma io la ricchezza l'ho creata io. Certo, alcuni di noi l'hanno creata loro, ma tutto il mondo che ti circonda, quella Oxford dove sei andato, l'hanno costruita 900 anni fa, un po' più tardi di Bologna. Questo edificio qui l'hanno fatto altri, ai quali noi dobbiamo qualcosa? Sì, nei confronti delle generazioni future. Allora, secondo me è inconcepibile l'idea che il mondo debba stare fermo e che il lavoro sia qualcosa che sia necessariamente legato non all'impegno, non al voler fare qualcosa, non al cambiare il mondo, non a quello che magari facciamo il sabato, la domenica, la sera, il volontariato. In un paese come il nostro, poi, dove il volontariato è una delle grandissime forze di trasformazione. Non il doppio lavoro, quello che comunque tu fai comunque per riparare, eccetera, ma che sia una sorta di unicum. Il lavoro non si tocca, ma non si tocca alla visione di una società strettamente legata a un motore economico, dove la politica è politica economica. Va bene, se ne può discutere, ma c'è un'altra società, una società basata sul sociale, dove in realtà il mondo va in una direzione di liberalizzazione di ciascuno di noi dalle sue costrizioni, dal dolore,
dalla fatica, dal dover fare le cose per forza. Ecco, quindi la ringrazio per questo spunto, perché il salario minimo non deve essere concepito come una soluzione alla mancanza di lavoro. Questa è una sciocchezza, perché di lavoro ce ne sarà sempre, se lo vogliamo trovare. In realtà è un piano, è un progetto. Cioè, non è una riparazione, perché altrimenti poi come facciamo a far mangiare le persone? No, è proprio dove vorremmo arrivare. Cioè, noi in realtà noi dovremmo essere tutti pensionati. Dopodiché si esce dal pensionamento per andare a lavorare. Invertire un po', insomma, l'ordine in cui le cose avvengono. Grazie, mi pare... Questo dei pensionati... Allora... Mi dice il timer che abbiamo esaurito quasi il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il pubblico, ringrazio per il suo bellissimo intervento il professor Floridi, e buona serata a tutti. Grazie a voi. Buona serata.